All'incontro promosso dall'Ordine degli Avvocati di Teramo c'erano proprio tutti, legali, politici, rappresentanti delle istituzioni, sindaci del territorio, tutti riuniti ad ascoltare il sottosegretario alla giustizia, Francesco Paolo Sisto, sull'emergenza che sta vivendo il Tribunale Teramano. Carichi di lavoro triplicati rispetto alle altre sedi abruzzesi, strutture edilizie degradate, grave carenza di organico per cui i processi nascono già vecchi. A Teramo servirebbero 10 magistrati in più. Nel suo intervento Sisto ha proposto un incontro al Ministero per iniziare un percorso insieme agli avvocati, fissando scadenze precise per affrontare uno alla volta i vari problemi. Il presidente dell'Ordine degli Avvocati, Antonio Alessiani, ha accolto l'annuncio con soddisfazione. L'obiettivo dell'iniziativa di oggi è quella di consegnare il Tribunale di Teramo come un malato grave a chi ha la possibilità di intervenire. Questo non è un convegno, è un pronto soccorso. Noi consegniamo il Tribunale di Teramo, che si trova in situazioni critiche, a chi ha la possibilità di intervenire per poter risolvere questa situazione, che può essere risolta soltanto con un intervento legislativo che riconosca Teramo come sede disagiata, eventualmente anche modificando i criteri per riconoscere la sede disagiata. Senza una forte attenzione verso il nostro tribunale, questa nostra provincia rischia di impoverirsi definitivamente e di restare al di fuori del circuito che l'Europa riterrà meritevole di essere premiato all'esito dei finanziamenti del PNRR. È intervenuto tra gli altri il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto, che ha ribadito il bisogno di misure straordinarie e strutturali sia in termini di personale che di edilizia giudiziaria, ma ha anche lanciato l'idea di una nuova sede per il Palazzo di Giustizia Teramano. Intanto portiamo un documento congiunto, condiviso da tutti i sindaci della provincia di Teramo. Una forza straordinaria che viene dal basso, dai sindaci e quindi dalle comunità, dai territori, per chiedere la difesa del Tribunale di Teramo e la sua valorizzazione, un tribunale di riferimento non solo della provincia, è un presidio istituzionale fondamentale di un momento di rilancio e di ricostruzione del territorio, ma è anche un presidio fondamentale giudiziario dell'intera regione. La connessione, ad esempio, con la facoltà di giurisprudenza, l'unica facoltà abruzzese di giurisprudenza, con la sua tradizione e un riferimento del centro Italia, deve condurci a valorizzarne il rapporto e a portare finalmente alla costituzione di una cosiddetta cittadella del diritto. Come comune, come città di Teramo, come città capoluogo abbiamo messo a disposizione forze, risorse e soprattutto disponibilità nel dialogo col Ministero, appunto, per valorizzare il nostro tribunale. Lo chiediamo tutti insieme e nessuno può chiamarsi fuori in questa battaglia, che è una battaglia di comunità.